Questa è la storia di un'amicizia lunga, lunghissima, durata tutta una vita. Un'amicizia molto particolare e speciale, perché non è nata nei banchi di scuola o in un parco giochi, ma da cancello a cancello. Questa è la bellissima storia dell'amicizia tra Dupont, il mio cane, e Billy, il peloso del mio vicino. Diciamolo subito, non era così scontato che diventassero migliori amici, ok? Erano vicini di casa, ok, avevano la stessa età, ma pure lo stesso carattere scoppiettante. Entrambi buonissimi, ma anche fierissimi. Quando erano in passeggiata, non mancavano mai di fare pipì uno sul cancello dell'altro. Era una specie di rito. E se noi ci ridavamo su, avreste dovuto sentire quanto abbaiavano loro. Però vedevi che c'era qualcosa sotto. Si studiavano, poco ma sicuro. Stavano decidendo, a forza di sguardi, pipì e vigorosi bau bau, su cosa sarebbero diventati. Finché un giorno, con il mio vicino di casa, abbiamo deciso di facilitare la decisione. Perché una mattina non proviamo a lasciarli un po' da soli nel mio giardino e vediamo che succede? Beh, è con una punta di commozione che vi dico che quella prova di mezza giornata è diventata tutto il resto della loro vita. Già, ogni mattina Billy, chiaramente accompagnato dal suo padrone, attraversava la strada ed entrava a casa mia, senza suonare il campanello o cose del genere. Noi lasciavamo il cancello socchiuso e per 4-5 ore restavano assieme. E in quelle 4-5 ore succedeva di tutto. Era il loro tempo. Billy e Dupont, la storia di una vita assieme. Noi eravamo il loro contorno, quelli che si assicuravano che avessero due ciotole enormi per l'acqua, rigorosamente due. Uno non beveva in quella dell'altro, si rifiutava proprio. E vi starete chiedendo, cosa facevano durante quelle ore? I cani, semplicemente i cani. Correvano, abbaiavano, giocavano. Avevano i loro appuntamenti fissi. A mezzogiorno tornava a casa una nostra vicina e si facevano trovare vicini alla sua rete perché sapevano che avrebbe dato a loro del pane. Dopo c'erano i ragazzi che tornavano da scuola ed eccoli lì, pronti a farsi accarezzare. Non mancavano le liti, Uno da una parte e uno dall'altra. Ma anche in quei casi, quando era arrivato il momento per Billy di tornare a casa, iniziava lo show. Perché il mio cane non ne voleva sapere di lasciarlo andare. E quindi si metteva in mezzo tra il suo padrone e lui. Ecco perché Giorgio, il nome del padrone, si presentava sempre con un pezzo di pane. Lo lanciava. Il mio cane correva a mangiarlo e Billy poteva tornare a casa. E così è stato per sempre, con il bel tempo e con il brutto tempo, d'estate ed inverno. Sappiamo bene che tutte le cose hanno un inizio e una fine, ma sono sincero, non mi va di parlare molto di questa fine. Vi dico solo che un giorno quel cancello è rimasto chiuso. Era già successo ovviamente anche in passato, ma anche il giorno dopo e quello dopo ancora e ancora e ancora. Il mio cane per un po' di tempo ogni mattina restava lì in attesa, finché ha capito, e non ci è più andato. Descrivervi il suo sguardo è impossibile. 2 mesi dopo ha percorso anche lui il ponte dell'arcobaleno. Erano entrambi vecchiotti, doveva andare così. Ma io sono sicuro che adesso sono entrambi lì in alto, a correre, 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 e ad aspettare, senza fretta, il giorno in cui saremo noi ad aprire quel cancello, e saranno lì assieme. Scommettiamo.